Salve a tutti, crononauti, e bentornati su Spazi Attorcigliati. Oggi rispondiamo a una domanda molto delicata. In che modo la misura di onde gravitazionali, di quelle che ci arrivano dallo spazio lontano, può avere a che fare con il problema della gravità quantistica? Prima di tutto dobbiamo definire le parole che stiamo usando, ovvero dobbiamo chiederci cosa sia la gravità quantistica, e per fortuna una risposta, e cosa siano le onde gravitazionali, e anche in questo caso per fortuna una risposta nel primo caso. La ragione è che me ne occupo a livello di ricerca, nel secondo caso è che ho fatto un qualunque esame di relatività generale, un argomento trattato a livello standard da tutti gli studenti che affrontano la relatività generale. Cos'è la gravità quantistica? Cerco di farvela breve. La nostra conoscenza del mondo fisico, quantomeno a livello fondamentale, si articola oggi in due grossi impianti teorici. Da un lato abbiamo la relatività generale. Siamo nel 1916, giusto per intenderci, è una roba più vecchia di un secolo, quindi conosciamo molto bene, che è quella cosa che più o meno ci spiega il comportamento, ci racconta come si comporti o ci permette di fare delle predizioni sul comportamento dello spazio-tempo. Quella roba in cui siamo immersi, se volete una definizione ve la do operativa, sembra un trucco ma non lo è. Lo spazio-tempo è quella roba che misuriamo con cronometri e righelli. Un cronometro e tre righelli nelle tre dimensioni. Quella roba lì è lo spazio-tempo, il comportamento di quella roba lì è predetto in modo molto efficace dalla relatività generale, quasi mai scalfito dalle evidenze sperimentali degli ultimi 100 anni. La relatività generale è una teoria molto 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 efficiente e splendida dal punto di vista matematico, devo essere onesto, e ci dice sostanzialmente che lo spazio-tempo può essere descritto da una varietà a 4 dimensioni, un oggetto geometrico curvo, la cui forma, la cui curvatura dipende dalla distribuzione di energia in senso più generale possibile, quindi materia, gas caldi, stelle, pianeti e navicelle spaziali, ed io stesso che parlo davanti a una lampada, e vale sia per me che per la lampada, nello spazio. Quindi noi abbiamo dell'energia, della materia, la presenza di questa roba qua, di delle masse, di delle distribuzioni di energia, curva lo spazio-tempo, e la curvatura dello spazio-tempo fa sì che gli oggetti si muovano in un modo o nell'altro, seguano certe traiettorie. Questa è la relatività generale. È una teoria molto complessa perché è altamente non lineare. Cosa significa? Significa che noi abbiamo un certo spazio-tempo, ma lo capite subito, e ci buttiamo dentro una mela. La curvatura dello spazio-tempo, qualunque essa sia, fa sì che la mela si muove in un certo modo quando è libera di muoversi di moto rettilineo uniforme o dell'analogo del moto rettilineo uniforme in uno spazio-tempo curvo, ma man mano che la mela si muove si porta dietro la sua massa e la sua massa imprime una certa curvatura, deforma lo spazio-tempo, è come se si muovesse su un oggetto elastico e man mano che si muove trasforma lo spazio-tempo in cui si muove perché si porta dietro la sua massa e fa sì che il moto impresso dallo spazio-tempo alla mela cambi, e man mano che la mela si muove cambia lo spazio-tempo e cambia il moto della mela e cambia lo spazio-tempo e cambia il moto della mela e così via all'infinito. Questo è un problema, nel senso che la teoria è altamente non lineare, è molto difficile risolvere le equazioni del moto senza usare programmi di approssimazione numerica che io non so usare molto bene, devo essere onesto. Dall'altra parte della barricata abbiamo il modello standard della fisica delle particelle, una robetta, diciamo un modello specifico in teoria quantistica dei campi, che è quella roba che mette insieme la meccanica quantistica e la relatività speciale, non generale, speciale, che è quella che viene prima, quella del 1905, e che ci dice per sommi capi come si comporti la materia nell'universo, o meglio, descrive tutte le interazioni tra le particelle che popolano il nostro universo, tranne l'interazione gravitazionale, che è appunto descritta dalla relatività generale, come le masse si attirino curvando lo spazio-tempo e così via. Quindi abbiamo una teoria della gravità classica, nel senso di non quantistica, e una teoria quantistica delle interazioni fondamentali tranne la gravità, che presuppone uno spazio-tempo piatto, altrimenti non sappiamo bene come lavorarci. Ora, mettere insieme queste due teorie, quindi ottenere una teoria quantistica della gravità, non è un'impresa facile, ma è un'impresa necessaria, e se volete scoprire perché
questa sia un'impresa necessaria, vi rimando alla serie Road to Quantum Gravity, che trovate sul mio canale, nell'omonima playlist, e si tratta di una serie di chiacchierate tra me e Daniele Oriti, capogruppo a Monaco, una persona che si occupa di gravità quantistica da tutta la vita, proprio su questo problema. Lo definiamo con calma, lo affrontiamo con calma, lo esploriamo con calma e poi ci dedichiamo a tutte le soluzioni proposte, le maggiori soluzioni proposte dalla comunità scientifica a questo problema. Si tratta di un problema aperto, un problema che per tanti versi è il problema di cui mi sto occupando anch'io nella mia attività di ricerca. Quindi abbiamo una teoria classica della gravità che si chiama relatività generale, classica nel senso di non quantistica. Abbiamo una teoria quantistica delle interazioni fondamentali che non descrive la gravità e che fa molta fatica a funzionare su spazi-tempi non banali. Non stanno bene insieme. Esplode tutto, si spacca tutto, la fisica non funziona più. Abbiamo bisogno di una nuova teoria che le incorpori tutte e due o quantomeno che ci permetta di incorporare la relatività generale in un contesto quantistico. Questa roba qua, che ancora non abbiamo, anche se ci sono un po' di indizi sparpagliati qua e là, tante buone idee che girano, si chiamerà, quando l'avremo, teoria di gravità quantistica. E in linea di principio una teoria di gravità quantistica ci permetterà, o ci aspettiamo che ci permetta, di prevedere delle piccole deviazioni, essendo una teoria diversa, dalla relatività generale. Quindi se facciamo un esperimento e la relatività generale ci dice ok, quella roba deve fare 1.7, la nostra teoria di gravità quantistica ci dirà potenzialmente quella roba deve fare 1.7002. Piccole deviazioni, ma che possono essere misurate sperimentalmente. In questo senso entrano in gioco le onde gravitazionali. Quando noi prendiamo la relatività generale, questa è una roba nota a tutti gli studenti che hanno avuto il piacere di affrontare questa bella materia, e la linearizziamo, cioè consideriamo solo piccole perturbazioni attorno a una certa soluzione, quindi noi prendiamo una soluzione e poi la perturbiamo. Come facciamo quando lanciamo un sasso in un laghetto, quindi non la modifichiamo completamente, quando buttiamo una bomba atomica in un laghetto, ma la modifichiamo leggermente, come quando buttiamo un sassolino e studiamo la propagazione delle onde che si generano. Queste robe qui sono le onde gravitazionali e possono essere studiate quantitativamente all'interno della relatività generale. È una roba interessante, una roba piacevole, e l'abbiamo fatto tanto, l'abbiamo fatto anche con simulazioni numeriche, abbiamo costruito degli apparati di misura, abbiamo misurato le onde gravitazionali che ci arrivano dallo spazio profondo e ci siamo accorti che le predizioni della relatività generale sono estremamente accurate per quanto riguarda le onde gravitazionali. Ecco, noi ci aspettiamo che in un futuro, quando avremo a disposizione una teoria di gravità quantistica, saremo in grado di fare predizioni un pochino modificate sulla forma e lo spettro delle onde gravitazionali, e a quel punto potremo confrontarle con dati sperimentali raccolti ovviamente con apparati di misura più raffinati di quelli che usiamo oggi. Oggi usiamo degli interferometri che stanno a terra e che in maniera magistrale puliscono tutto il rumore ambientale, perché le onde gravitazionali sono robe super tiny e loro devono eliminare tutto il rumore di camion che passano vicino, di folate di vento, di terremoti sotterranei e tutta quella roba lì. Tra un po' di anni metteremo nello spazio degli interferometri molto più grandi, con bracci molto più grandi, ovviamente sono fasci luminosi di radiazione elettromagnetica, non sono veri e propri bracci, si usa bracci e non braccia, state molto attenti, i bracci dell'interferometro, molto molto lunghi, che ci permetteranno di misurare le onde gravitazionali con un'aumentata sensibilità, una sensibilità incredibile. A quel punto noi speriamo di trovare delle deviazioni dalla relatività generale e confrontarle con i nostri modelli di gravità quantistica. E questo è quanto. Questa è la risposta alla domanda: che relazione c'è tra la misura di onde gravitazionali e la gravità quantistica? Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, vi ricordo di iscrivervi al canale e che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa. A presto, crononauti!